Dopo aver parlato in maniera generale e fatto quindi un recap di tutto quello visto durante l'Animal Crossing Direct, ovvero l'aggiornamento gratuito e il DLC a pagamento Happy Home Paradise, direi che adesso è arrivato il momento di entrare un pochettino più nel dettaglio, e oggi nello specifico vedremo insieme i nuovi ortaggi e parleremo anche della cucina, almeno tutto quello che sappiamo fino a questo momento. Entrambe sono due feature piuttosto richieste specialmente dai giocatori di vecchia data di Animal Crossing perché già presenti in alcuni dei titoli precedenti. Comunque, meglio tardi che mai. Siete pronti a far spazio sulla vostra isola per un po' di ortaggi? Il 5 novembre, data da segnarsi sul calendario insieme a tutto il resto, arriveranno i pomodori, il grano, la canna da zucchero, le patate e le carote. Non si esclude la possibilità che ce ne siano altre oltre a quelle mostrate, anche se io dubito fortemente, in quanto, perché non farle vedere direttamente durante il direct? Comunque già tutte quelle viste direi che sono senz'altro sufficienti. Io direi di sì. Il grano e la canna da zucchero saranno delle materie prime molto utili che ci permetteranno di avere la farina e lo zucchero. Tutti i nuovi ortaggi e gli ingredienti li utilizzeremo per preparare dei gustosi manicaretti e, come si può vedere nel filmato, potremo utilizzare anche tutti gli altri prodotti alimentari già conosciuti come i funghi, il pesce, la frutta, alcuni crostacei e molluschi e le zucche. Insomma, il nostro sarà un menù molto variegato. Tutti questi nuovi ortaggi si pianteranno e cresceranno allo stesso modo delle zucche, quindi per farli crescere al meglio e per raccoglierne quindi tre ogni volta andranno innaffiati tutti i giorni, altrimenti se li innaffierete una volta vi daranno due ortaggi e se non li innaffierete per nulla soltanto uno. Una volta fatta incetta di tutti questi ingredienti dobbiamo però imparare una cosa fondamentale, ovvero cucinare. Per farlo occorrerà recarsi nel catalogo Nook e acquistare l'oggetto per 2000 miglia Nook, che sicuramente, almeno che non abbiate iniziato a giocare ad Animal Crossing Horizons da poco, avrete di sicuro, in quanto non c'erano tanti modi per spendere le miglia Nook, o meglio all'inizio sì, poi dopo un po' no, e quindi si sono iniziate ad accumulare vertiginosamente, cioè io nonostante non ci abbia giocato tantissimo in questi ultimi mesi sono, mi pare, a 70.000 miglia Nook, quindi, ripeto, non dovrebbe essere un grosso problema. Ci saranno due sezioni diverse, ovvero dolce e salato, e in più una dedicata agli strumenti necessari per prepararle. Già così avremo parecchie ricette con cui dilettarci, ma non è escluso che strada facendo ce ne saranno di nuove da imparare, anzi direi che è una cosa piuttosto probabile. Una volta ottenuta l'abilità per cucinare, non ci resterà che recarci ad un fornello. Ne abbiamo già visti tanti su Animal Crossing New Horizons che potrebbero fare al caso nostro, per esempio. Alcuni meno convenzionali, come potrebbe essere un calderone, oppure altri più classici, quali cucine, fornelli, insomma, tutto quello con cui normalmente è possibile cucinare. Queste nuove prelibatezze non serviranno soltanto per riempirci lo stomaco e quindi accumulare energia in modo da poter sollevare gli alberi oppure rompere le rocce, ma anche semplicemente per decorare una tavola. Non male. Vedendo tutte queste belle ricette, quali pizza, sandwich e quant'altro, a me è anche venuta una certa fame. Per quanto riguarda la cucina, anche se non è collegata naturalmente in maniera diretta con quello che abbiamo visto, vi ricordo che però a novembre ci sarà il Festival delle Primizie con lo chef Cedrone e molto probabilmente vedrete che ci farà creare delle ricette con questi nuovi ortaggi e naturalmente mi aspetto anche dei nuovi oggetti. Bene, per questo video è tutto, vi ho raccontato più o meno tutto quello che sappiamo fino a questo momento sulla cucina, poi mano a mano che si avvicinerà la data magari si scopriranno nuovi dettagli, nel caso se ce ne sarà bisogno vi porterò, che ne so, un nuovo video sulla cucina o sugli ortaggi,
credo sia abbastanza difficile. Comunque nei prossimi giorni vedrete altri video del genere, altri video magari abbastanza brevi, dove però andremo a scavare un pochettino più nel dettaglio, come abbiamo fatto oggi. Naturalmente, come sempre, fatemi sapere con un commento qua sotto se queste due, chiamiamole novità, vi piacciono, se le aspettavate, se avete già fatto spazio per le varie coltivazioni, insomma, quello che vi pare. Il box dei commenti è qua per voi. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento ad un prossimo video. Mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti i link utili tra cui i messaggi li trovate qua sotto nella descrizione. E noi, appunto, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video.